l'ammiraglio Credendino e l'ammiraglio Frumento per poter dare un saluto cordialissimo al comandante e all'equipaggio di nome Bergamini, che porta un nome illustre, vittima dell'affondamento della corazzata Roma e che è ricordato nella storia della Marina con grande rispetto. La vostra nave è così avanzata a piano tecnologico da essere particolarmente importante nel sistema in cui è inquadrata della Marina Militare, e questo sistema è funzionale a quanto la Marina con le altre forze armate fa per la Repubblica. Le forze armate garantiscono la libertà della Repubblica e dei suoi cittadini, garantendo la sua sicurezza e la sua difesa. E questo è un compito di straordinaria importanza nell'equilibrio del nostro sistema, della nostra democrazia, della nostra Repubblica.